corsari, sovversivi, cattivi maestri e allievi discoli. Non è una novità che Livorno sia stata raccontata così spesso, in parole o in tempi più recenti, in immagini, forse perché, come diceva il poeta labronico Piero Ciampi, Livorno è un'isola, il luogo più difficile. Già dalle origini Livorno non è un posto banale. È anche il luogo di nascita del PC e la sponda per varie mitologie e ribelli nella politica, nell'arte e nello sport. C'è però una storia che non è stata quasi mai raccontata. Quelli degli spazi e delle persone che hanno movimentato la città negli ultimi 20 anni. Il libro elabora molti racconti orali e le voci di decine di cittadini che rappresentano esperienze eterodosse rispetto all'ufficialità manipolata dal PC, PDS, PS, PD e dintorni. Ovvero chi ha governato il comune dal dopoguerra fino al 2014, anno in cui il Movimento 5 Stelle ha sfruttato l'onda della ignominia diffusa per detronizzarli. A procedere la narrazione orale, un viaggio sentimentale dell'autore dentro il suo rapporto doloroso e difficile con la livornesità. Luca Palorni, nato e cresciuto a Livorno, è un docente di lettere delle scuole superiori milanesi, è anche videomaker, spacciatore e lettore di versi propri e altrui, agitatore culturale a tempo perso. Fonda nel 1990 la crew Video Anthony Perkins Productions. Adesso stato della mente. Ma ti posso toccare. Voci possenti e corsari.